Prossimo articolo. Signori, abbiamo 24 bottiglie di Maotai cinese, perfettamente conservate, dimenticate nella cantina di una fattoria per oltre 55 anni. Il valore di partenza è 2 milioni di dollari, rilancio minimo 100.000 dollari. Signore e signori, ce ne sono solo 4 al mondo. L'ambasciatore cinese. Piacere di conoscerla. La prego di perdonarmi per l'ora, mi dispiace. Dovremmo essere noi a chiedere a lei di perdonarci. Date un'occhiata ai margini. Tanti anni fa, a causa della guerra, i miei antenati si appropriarono di cose che non appartenevano a loro. E ogni volta che guardo quel bronzo, mi sento in colpa. Perché fa parte del patrimonio dell'umanità. Non dovrebbe appartenere a uno o due individui. Per questo motivo ho scelto di donarlo a un museo cinese. Signore, è mia modesta opinione che se tutti la pensassero come lei, il mondo sarebbe un posto migliore. Vi auguro di avere successo. Spero che ritroviate le altre teste di bronzo quanto prima. 8 e 8 e venduta. 7 milioni. Venduta! Signor Morgan, adesso la MP Corporation possiede i 4 francobolli più rari del mondo. Si sbaglia, non sono 4. Ora ce n'è soltanto uno nel mondo. È l'unico rimasto nel suo genere. Il capo è tornato. Geniale! Il suo valore triplicherà da un giorno all'altro. Ah, è un'idea di mio padre. Geniale! Vuoi un oggetto dal valore inestimabile? Te lo procuro io. Il prossimo... Ha chiamato Percy, aveva domande sul dipinto alla luce del mattino. Fanno domande? Loro da soli non sanno mai cosa fare. Dobbiamo ricomprarlo come facciamo sempre ad un prezzo elevato. Perché le cose false tendono a diventare più vere quando vengono comprate e vendute più volte. Il prossimo! La quinta testa di bronzo è andata molto bene, è stata una sorpresa per noi. Gli acquirenti di quest'ultima stagione di Asta erano tutti uomini d'affari che amavano davvero il proprio paese. Perché farebbero qualsiasi cosa per le proprie reliquie. Il loro patrimonio equivale al nostro profitto. Geniale! Questi bronzi sono un affare perché vengono sempre venduti ad un prezzo più alto del precedente. Voglio quei gioiellini. Datemi i nomi, tirate fuori i nomi. Prendiamo l'avvoltoio. Vorrei qualcuno più a portata di mano. Che mi dici di JC? Non ha neanche trovato ancora il dipinto Le Rose. Le Rose? Non preoccuparti di questo. Dite a JC che se riesce a trovarmi tutte le altre teste, ci sarà un premio enorme per lui. Se la cifra è quella giusta, JC ti procura qualsiasi cosa. Allora puoi dirgli che c'è 1 milione di dollari per ogni testa. Se ci porta anche il drago, sai che faccio? Aggiungo un altro zero. Geniale! Ehi, la sua auto non può passare! Salve, ho bisogno di un bagno. Wow, è davvero uno schianto. La prego. Venga, da questa parte. Grazie. È lì. Ehi, papà, è brillante. Sai, è l'anno del dragone, faremo una fortuna. Su, vai a divertirti. Vai a cercare JC. Nessun problema, lo troverò. Ok, dov'è adesso? Ecco, probabilmente è in vacanza. Che succede? Non capisco. Cosa è successo? Cos'è? Qualcuno è riuscito a entrare. Fermo!
Dove sono le chiavi? Vedo le nostre auto e nient'altro. Dov'è? Pensavo che gli avreste tagliato la strada. Prendetelo! Sono Jonathan. Hai trovato le rose? Sono in vacanza! Ho un nuovo incarico per te. Ti interessa? Di che si tratta? Delle 12 teste di bronzo dell'antico palazzo d'estate. Lo zodiaco cinese! Professor Guan? Sì? Martin è nel National Geographic Channel. Molto bene, grazie. Lui è il professor Guan. Come sta, signore? Il National Geographic Channel è davvero molto prestigioso. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile per il nostro lavoro e in particolar modo del supporto di media credibili come il vostro. Stiamo realizzando uno speciale sulle 12 teste di bronzo. Lei è un esperto in materia, quindi siamo qui per imparare da lei. Le piramidi in Egitto, il Partenone in Grecia e l'Angkor Wat in Cambogia sono come l'antico palazzo d'estate cinese, dove numerosi cimeli e opere d'arte sono stati saccheggiati, distrutti e rubati. Buona giornata. Buongiorno, signore.
Questi studenti provengono da tutto il mondo. Lavorano qui da anni per riportare i cimeli ai paesi d'origine. Abbiamo bisogno del massimo impegno da parte di tutti. Ci vogliono secoli per creare un miracolo, ma una bomba o un incendio possono distruggerlo in un istante. Dopo una ricerca molto dettagliata, abbiamo ottenuto delle copie quasi identiche. Lei è il primo giornalista che le vede. Niente foto. Ah, mi scusi. Cinque sono state messe all'asta, e le altre? Ci sono varie ipotesi su dove siano adesso. Una delle mie studentesse di Parigi, un'esperta di antichità, recentemente mi ha aiutato ad esaminarne due. Quali? La testa di coniglio e la testa di ratto. Ah, posso mettermi in contatto con lei? Me ne occuperò io al più presto. Grazie. Posso toccarle? Certamente. Grazie. I guanti non servono. Ah, oh, è l'abitudine. Sta arrivando. La testa di ratto è completa. È molto preziosa? Dipende da cosa intende lei per prezioso. Può averle entrambe per 10 euro. Questo è il suo documento. Benvenuto a Parigi. Ah, merci beaucoup. Pacificamente. Sicuro che sia qui? Secondo il GPS. Allora aspettami. Ah, Parigi. Cosa? Ti sei presa a gioco di me? Ma è della tua misura, è della tua misura. Ha sbagliato quello del negozio. Vattene via! Sei... Tra noi è finita. Tra noi è finita. No, non è finita. Io ti amo, Coco. Io ti amo. Amore? Amore un cavolo! Ai! Ok, ok, se le cose stanno così, ridammi le chiavi! Oh! E tu chi sei? Eh? Chi sei? Mi manda il professor Guan. Aspetta! Ah. Chi è questo, il tuo nuovo ragazzo? Sì! Oh! Grazie per la presa. Di niente, non hai le chiavi? Dice che tra noi è finita. Io rivoglio le mie chiavi, così posso darle a un'altra fidanzata. Oh! Oh! Scusa, ho sbagliato. Hai sbagliato. Pazzo! Andiamo, presto. Tu sei Shangguan Madang? Sì. Ma dalla mia ricerca risulta che Shangguan Madang è morto, ne sono sicura. Era mio cugino, io sono Martin Shangguan. Ah, davvero? Allora vieni con me. Ragazzi, ragazze, lui è il mio amico Martin, del National Geographic Channel. Benvenuto, ciao. Ciao, Martin. Qui per realizzare uno speciale sulle teste di bronzo. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei media più seguiti, come il National Geographic Channel. Farò del mio meglio. Uno dei nostri obiettivi principali è recuperare antichi manufatti andati perduti in diversi paesi. E tra questi ci sono le 12 teste di bronzo. Ah, se non sbaglio, quelle due sono in Francia. Avete altre informazioni? Sì. Sappiamo che appartengono al conte Marceau, le ho esaminate. Il professore Guan ha verificato i loro dati, sono autentiche. Ah, e il conte vive ancora in quel castello? Scusa? Ah, deformazione professionale. Ehi, ragazzi, venite qui, aiutatemi! Ma che succede? Cos'è successo, ragazzi?
Stavamo camminando, sorvegliavamo un carico sospetto di antiquariato rubato e all'improvviso, senza un apparente motivo, degli uomini hanno cominciato a picchiarci. Si sono fermati solo quando ho cercato di chiamare la polizia. È pericoloso, ve l'ho già detto. Noi protestiamo in modo pacifico. Perché non li hai fermati? No, no, ascolta. Ma come? No, ragazzi, ascoltate me. Vorrei ricordare a tutti quanti i principi della nostra organizzazione. Primo, non diamo problemi alla polizia. Secondo, non interferiamo con la vita della gente. E terzo, non disturbiamo l'ordine pubblico. Assolutamente, avete tutto il mio sostegno. Giornalista del National Geographic Channel. Giornalista? Sì. Cinese? Sì. Dobbiamo smascherare la AMP, devo mostrare chi sono. Capisco, ma il mio lavoro è solamente riportare i fatti. Non possiamo esagerare e inventarci le cose. Io ho scattato delle foto. Siediti! Fai attenzione! Mi dispiace che sia successo durante la tua visita. Non abbiamo nient'altro per te ora, arrivederci. Posso dirti un'ultima cosa? Certo. Vieni. Vieni. Che succede? Queste persone, queste grosse società, tu e i tuoi studenti, dovete stare... Ok, grazie, ci sentiamo. Ma che dici? Ma dove... Trova il loro codice. Vieni. Quando sarà il momento potrei essere lì. La mia fuga dipende solo da voi. L'area del castello è pianeggiante, non dovremo incontrare grosse difficoltà. Seguitemi! Certa che dentro troverà tutto. Avanti, su, rispondi al telefono, per favore. È sicura della loro autenticità? Sì, certo. Anche se attualmente ci sono molte copie sul mercato. Persino collezionisti esperti sono stati ingannati. Se ha dei dubbi è libero di farle esaminare. Ok, mi tengo il libro, vi contatterò presto. Dobbiamo aspettare. Ha usato le mani per sfogliare l'album. Credo che sia diretto alla camera blindata. I loro sistemi di sorveglianza sono installati all'esterno. Per il timore di danneggiare le opere d'arte. Sembra che abbiamo fatto centro. Il proprietario è ossessionato dall'ordine, proprio come te. Un misofobo. Non ci resta che aspettare. Aspettiamo, allora. No, stanno salutando tutti il loro capo. Sì, lo vedo. Dimmi quando siete pronti. Siamo pronti. Tra 5 secondi. Vedo le impronte digitali. Attento, stanno tornando, sbrigati. Trovato! È dietro la libreria. Che succede? Stai bene? La combinazione è divisa in 3-6, è molto complicata. Per trovarla ci vorranno 8 computer e 2 giorni.
tanto dall'ordine terrebbe i libri in disordine. A. Poi 4 forse è qui. Poi terzo. Ah, è così che ricorda le combinazioni. Marion. Oui, monsieur. Du café, s'il te plaît. Très bien, monsieur. On y va. D'accord. So come aprirla. A, 4, terzo, quinto, 19, 66. A, 19, 82, undicesimo. Già trovato i bronzi? Dammi un minuto. La testa di ratto. La testa di coniglio. Assomigliano alle nostre copie? Per me sono tutte uguali. C'è qualcos'altro che vale la pena prendere? Tutta robaccia. Sapete cosa ho appena visto? Cosa? Lo scettro del faraone, il bastone della zarina, la scatola con l'aquila dorata e la stella d'Arabia. Sono tutti cimeli nazionali scomparsi. Erano scomparsi, ma ora appartengono a noi. Sì! Indovinate cos'altro ho trovato? Cosa? Un dipinto che abbiamo sempre sognato di rubare. Magari le rose? Esatto. Ti ho cercato dappertutto e ora finalmente sei sbucato fuori. Che fortuna. Se guardiamo bene questa foto... Chi sei? Ehi, chi sei? Ehi, cosa ci fai tu qui? Sicurezza! Sicurezza! Ehi, fermati! Ehi! Abbiamo un problema! È di sopra, andate a prenderlo! Mi hanno visto! Sono ancora dentro il seguito dei treni! Datemi la direzione! Prendetemi se ci riuscite! Ho ancora i cani! Sono a sud-est del castello! Ditemi dove devo andare! C'è un labirinto davanti a te, non devi entrarci! Credo di esserci già dentro. Riesci a passare dall'alto? C'è abbastanza spazio. Devo provarci.
Ambarabacce, cicco, tre galline sul comò. Ma che fai? Non c'è tempo per le filastrocche. Basta con le idiozie, trovatemi un'uscita subito! Non riusciamo a vederti, a meno che non sia Simono! Si sono fermati. Forse sono miopi. Eccolo, si è alzato in volo. È sceso di nuovo. La pista è troppo corta. È un piccolo cieco. Che succede? Sto facendo il cane! Vuoi un morso? A terra! Bravo! La cuccia! Bravo cucciolo! Sparisci! Ti sei fatto capire da un cane francese. Deve essere un cane che ha studiato le lingue. Non si preoccupi, la chiamiamo più tardi. D'accordo. Sicurezza, 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 andate subito a controllare. Sono uscito finalmente. Chiama Simon, digli di occuparsi del resto. Devi chiamarlo tu, io non ci parlo con lui. Martin! Martin! Cosa stai facendo? Ci conosciamo! Ti ho visto poco fa al castello, che stavi facendo? Era qualcun altro! Qualcun altro? Mi ha chiamata per nome! Allora eri tu! Non stai a teta! Eri tu! Lasciami andare, ferma, ferma! Come hai potuto rubare? Non so di che parli! Ci hanno ingannati, si conoscevano! Cavolo! Vai, vai! Lasciami andare! E guida con prudenza! Che cosa fai? Continui a negare! Ok, ero io! Perché hai fatto una cosa del genere? Senti, non mi sembra il momento di parlarne! Già! Martin, stai bene? Ci vediamo alla casa galleggiante! Simon, sono alle tue ore 6, sto arrivando. L'ha presa Coco! Tu non sei un giornalista, chi sei veramente? Io? È vero, ho una doppia identità. Sono
il presidente della Fondazione Internazionale No Profit dei Cimeli, Metalli, Porcellane e Dipinti. Cosa? Mai sentito di questa organizzazione? Beh, certo, non puoi pensare di conoscerle tutte. Che dovremmo fare con questa testa? Dovremmo restituirla al governo cinese. Ottima idea! Fate attenzione, ragazzi! Andiamo! E qui andiamo! Vai, veloci! Andiamo, andiamo, andiamo! Salve! Oh, no, non ci credo. Pronto, polizia? Non uscire! Eh? La cima! Polizia! Fermi dove siete! Polizia! Nessuno si muova! Mi sembra del tutto evidente che sono complice! Non è vero! La reputazione della famiglia Barso è impeccabile. Aveva una reputazione impeccabile. Abbiamo visionato questi nastri e non abbiamo visto assolutamente niente. Ci sono i documenti ufficiali della dogana e c'è un testimone che non ha visto niente al castello. È stata allontanata dopo che suo zio ha rifiutato una richiesta di prestito. No, avete... io avevo 3 anni quando sono andata a trovarlo. Me lo ricorderei, no? Giuro su Dio che... Silenzio. Signora, terremo noi la statua per 2 settimane. Se nessuno la reclamerà, potrete riaverla. Se questi signori la importunano di nuovo, ce lo faccia sapere. Ci penseremo noi. Potete andare, siete liberi. Grazie. È uno scherzo, non posso crederci. Andiamo. Silenzio. Sono certo che lei ha altre cose di cui preoccuparsi. Com'è andata? Bene, tutto come previsto. Buongiorno. Ah, voglio ancora ringraziare questa bella e onesta cittadina francese. Non c'è di che, ho detto solamente la verità. Io mi chiamo Catherine. Sembra interessata a quelle teste di bronzo. Io ho qualcosa a casa mia che potrebbe interessarle. Mi venga a trovare. Puoi partire, Bruno? Arrivederci. Chateau Sichelle. Abbiamo sempre desiderato visitare questo castello. Benvenuti. Scusate, qui ci sono delle misure di sicurezza di routine. Ormai la banca ha preso possesso di tutto. Non è permesso portare fuori nessun oggetto di valore. D'accordo. Che bel castello. Prego, seguitemi. Puoi andare. La nostra famiglia è andata in bancarotta durante la crisi economica. Sono felice che lei possa vivere ancora qui. È bellissimo. Grazie. I suoi antenati potrebbero essere stati gli ultimi a vedere questi splendidi tesori. Sì, so cosa intende dire. Ma il loro valore è aumentato solo negli ultimi anni. Sì, ha ragione. E quella... È il motivo per cui vi ho invitati qui. È autentica? È qui da quando sono nata. Si chiama Ricettazione, giusto? Che cosa ha detto? Ha detto che bella scalinata. Oh, grazie. Andiamo. Questo è il mio trisavolo. È suo nonno. Anni fa, durante un viaggio, il suo secondo in comando scomparve misteriosamente e lui voleva andarlo a cercare, ma non aveva le possibilità finanziarie. In seguito, suo figlio, il padre di mia nonna, organizzò una spedizione e partì alla ricerca della nave Indestructible. Ma non fece mai ritorno. Anche lui scomparve misteriosamente. Ho saputo che lei ha delle teste di bronzo. Magari potrebbe avere qualche indizio sul mio bisnonno. Non me ne frega niente delle teste di bronzo, dello scettro, del diamante. Non si possono mostrare a nessuno. L'unica cosa che voglio ritrovare è quel meraviglioso dipinto. Il valore di quel quadro supera $1 miliardo. Se lei avesse installato un sistema di sicurezza di infrarossi, forse tutto questo non sarebbe mai... Quindi è colpa mia? No, non dicevo questo. Questa è una promessa. Se non recupera quel dipinto, io la strangolo con le mie mani. Certo, signore. Oh, è un cavallo a dondolo che avevo quando ero bambina.
È stato proprio il mio trisavolo a dipingerlo dopo essere tornato dal viaggio. È quello che vide dopo che la sua nave fu danneggiata. Perché non date un'occhiata in giro? Vado a prepararvi del tè. Grazie. Laggiù. Scusa, dobbiamo parlare in privato. Allora, come la prendiamo? La cosa migliore è restare qui 2 giorni, rubarla e andarcene. Almeno bisogna sostituirla con una copia. Ci servono i dati per produrre una replica. Il professor Guan ha i dati. Parla con Coco. Non ho mai parlato di rubare davanti a lei, altrimenti non mi avrebbe aiutato. Cosa dobbiamo fare? Ragazzi, guardate! La caccia d'autunno dell'imperatore Chanlong di Castiglione. È prezioso. Tutti gli oggetti antichi sono preziosi. Sì. Quindi questa dipinta esiste? Pensavo fosse stato distrutto. Niente. Nel 1860 il mio bisnonno salpò per la Cina a bordo della Indestructible e ottenne una grande vittoria. Questo faceva parte del bottino di guerra che portò con sé. Sta parlando del saccheggio dell'antico palazzo d'estate. Durante la seconda guerra dell'oppio, ricorda? Dipende tutto dal punto di vista. Sì, ha ragione. L'uccisione dei diplomatici britannici e francesi per mano della dinastia Qin fu un pretesto per far scoppiare la guerra. E questo sarebbe un buon motivo per cui 2 nazioni industrializzate invadono una civiltà contadina? Agli occhi di quelle nazioni industrializzate, la Cina era una superpotenza. È vero, non dimenticarti che noi ci definivamo il celeste impero. Da che parte stai? Ah, dalla tua, ovviamente. E poi? Prego? Cos'è successo? Sulla via del ritorno furono sorpresi da una tempesta e la nave fu danneggiata. Scommetto che era troppo carica di refurtiva. Begli sta. Cosa ha detto? Può parlare più forte? Non ho detto niente. Ha detto è un vero peccato. Non ho detto che è un vero peccato. Ho detto solo begli sta. Scusa, begli sta? Ma come si fa a dire una cosa simile? Lui era andato in Cina per obbedire agli ordini del suo paese. Era un suo dovere di soldato. Per fortuna fu soccorso da una nave cinese di passaggio. La dea della giustizia è davvero bendata. Che cosa ha detto? Ha detto grazie a Dio è tornato. Ovviamente non è quello che ha detto, però grazie comunque. Di niente. Che cosa sta facendo? Ho deciso di riportarlo in Cina. Questa è casa mia, lei non può prendersi quello che vuole. È esattamente quello che avvenne un secolo fa. I suoi antenati non chiesero il permesso prima di prendersi questo dipinto. Ehi, Coco! Oh, wow, 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 Coco! Queste cose sono successe molto tempo fa. All'epoca, se una donna era troppo scollata, veniva punita, le lanciavano le pietre. No, a lei. Oh, scusi. 什么 sorry? 别做烂好人，该说道歉的是他们。 Che cosa ha detto? Ha detto qualcosa? Oh, 我不用你替我翻译。你们都忘了吗？100多年前，他们在我们的国家烧、杀、抢、夺。 Sai, più di un secolo fa siete venuti nel nostro paese con l'unico scopo di stuprare, saccheggiare e uccidere. Siete riusciti nel vostro intento. Persino dopo 100 anni, questi ricordi sono ancora molto dolorosi per tutti noi cinesi. Sì, è vero. Ho studiato la storia. Qualsiasi fosse il pretesto, io ho studiato la storia. Qualsiasi fosse il pretesto, queste cose purtroppo sono accadute. A volte possiamo cercare di trovare delle giustificazioni. Ad esempio, sappiamo che in quel periodo valeva la legge del più forte. Non possiamo usare gli standard della civiltà odierna per giudicare gli errori del passato. Anche adesso è il più forte a dettare legge. Bisogna avere il potere per avere il rispetto degli altri. Non importa, posso capire il suo punto di vista. Mi dispiace. Ad ogni modo, tutto questo adesso appartiene alla banca. Per me non ha alcun valore. Vi darei tutto se potessi. Ehi, non volevi visitare questo castello? Visto che ci siamo, restiamo un paio di giorni. Dai, prendi un tè. Da quando siete così affezionati? Allora divertitevi. Eh? Doveva andare in bagno. Vieni, vieni. Cos'è? Da un'occhiata. Catherine. Grazie, a dopo. Sì? Ricorda se la nave del suo bisnonno, sì, è affondata da sola o è stata affondata? Chi lo sa?
Le spiego. Noi saremmo seriamente interessati a ritrovare il suo bisnonno. Se restassimo un paio di giorni per cominciare ad indagare, per raccogliere informazioni, potremo aiutarla. Grazie, grazie infinite. È davvero magnifico. C'è tanto spazio qui. Potete rimanere quanto volete. Vado a preparare tutto. Non è detto che sia vivo, eh? Sì, lo so. Coco. Grazie. Ti chiamo più tardi. Grazie per l'aiuto. Grazie. Che facciamo? Rimaniamo e rubiamo la testa di gallo? No, niente furti. Siamo ospiti, non possiamo metterci a rubare. E chi l'ha detto? Eh? Loro hanno rubato nel nostro paese. Si tratterebbe solo di recuperare, non di rubare. Hai ragione. Ci serve una copia per la sostituzione, ma non abbiamo i dati sufficienti per produrla. Lì è il professor Guan. Gliele chiedo io. Certo. Certo. Questi idioti, un picnic? Saranno il nostro pranzo. Guardate, questi sono i dati raccolti dal nostro miniere. Che dire? Ecco perché non è sulla mappa. Perfetto! Era qui quando ha dipinto questo. Siete davvero straordinari! No, la tecnologia lo è. E ora che facciamo? Ci accampiamo qui. Pronto, pronto, mi sentite? Martin, ho letto che 3 dei cimeli sono andati all'asta. Cosa? Impossibile! Perché? Aspetta, ti faccio vedere. Nessun segnale. Devono essere dei falsi. Noi abbiamo quelli veri, non c'è da preoccuparsi. Se i falsi possono fruttare una fortuna, quelli veri quanto valgono? Hanno un valore inestimabile. E adesso? Adesso vuoi un consiglio? Non devi mai spogliarti con le luci accese. Perché no? Guarda. Stavo proprio... Io non ho visto niente. Ciao. Non abbiamo visto niente. Non accendere il ricevitore satellitare. Che succede? C'è una lucertola! Ma è innocuo! No, dove stai andando? Me ne vado! Ma Jessie! Jessie ha detto di non muoverci da qui! Fa come ti pare! Aspettami! Muoviti! Arrivo! Sei ridicola con quello! Che c'è? È solo il mio beauty case! Andiamo! Cosa vi prende? Siamo ancora distanti. Se non fosse per nostra figlia, l'avrei lasciato molto tempo fa. Già, e tu? Lei continua a non rispondermi al telefono. Ho chiamato per il suo compleanno 3 giorni dopo e non me lo perdona. Ehi! Dove stai andando?
da questa parte. E chi ti dice di andare lì? L'istinto. Certo, come no. Secondo me i taglialegna non sono mai riusciti a raggiungere questi alberi. Non si sarebbero salvati. Ora sarai soddisfatto. Lo sai quant'è che ci provo? Hai preso in esame altre opzioni? Nessuno potrebbe sopportare i suoi capricci. Vediamo chi molla per primo. San Valentino, non capisco, non significa niente, si è dimenticata. È importante di chi sia stata l'idea. L'importante è che tu ci sia quando lei e ha bisogno di te. E poi chi porta il pane a casa? Voi uomini non capite le donne. Laggiù! Ah. Ecco qua! Non dovevano andare in giro! Catherine! Arriviamo! Arriviamo! Aiuto! Resistete, accidenti! Non vi avevo detto di non muovervi da lì! Resistete! Ah. Resistete! Resistete! Problemi? Che succede? Sono caduti in un crepaccio! Ti avevo detto di non muovermi da lì! È colpa sua! Ma che dici, non è colpa mia! Mutandine viola! Prenditi forte! Il viola è il mio colore preferito! Ti sei vestita come per andare a fare un picnic! Non dirmi come devo vestirmi! Che fine ha fatto il tuo istinto? Ragazze, non siamo ancora atterrati! Scusa, dove hai la mano? Sotto il tuo viola, bellezza! Lascia! Cadrai! Lascia, mi reggo da sola! Sicura? Sono sicura! Ok. Madame è atterrata. JC! Stiamo bene! Ma Coco è dispersa! JC sta bene, ma abbiamo perso Coco. Dateci le coordinate. Andiamo. Ok. Coco! Coco! Sono qui! Ho trovato Coco! Abbiamo bisogno del kit di primo soccorso! Sì, ricevuto! Tutto bene? Il mio piede! Quale piede? Ai! Ai! Ah. Non muoverti! Ah. Ah. Che sta c'è? Non ti muovere! Il tuo piede! Niente, niente! Fatta! Il mio piede! Ti sei solo lussata la caviglia. Qui! Simon! Guarda questi alberi. Abbattuti dall'uomo. Ho visto cannoni e palle di cannone. Sembra che quella nave risalga proprio a quell'epoca. Potrebbe essere quella che stiamo cercando, l'Indistractable? È molto probabile. Cosa stai guardando? Questa catena. Che ci fa qui? È collegata a quest'albero. L'Indistractable. L'avete trovata? No, è comparsa da sola. È stata fortuna. Non ci posso credere. È vero! No, non è niente. È solo una tarantola. JC! Eh? Ho trovato il mio bisnonno. Cosa? L'ha riconosciuto dalle ossa? No, questo anello era il cimelio della mia famiglia. L'ho trovato qui. Ce ne sono due. Qual è? Istinto, presto! È questo? Bene. Eh,
sicuro? Sicuro. Infilo il suo bisnonno nel mio zaino. Il braccio! Oh, mi scusi. Siamo qui! Abbiamo trovato l'Indestructible! Cavolo, chi l'avrebbe immaginato in un luogo del genere? Ma come avete fatto? Geniali! Ci è comparsa davanti e ci ha quasi rotto le gambe! Avete trovato le teste? Soltanto una, purtroppo. Bonnie! Ho portato i kit di soccorso! Fai il giro! C'è un vecchio sentiero! Segui i segni che abbiamo lasciato! Ok, sto arrivando! Grazie! Allora è questa l'Indestructible? Sì. Mi chiedo come sia finita qui. Un tifone? Un tifone così potente? Uno tsunami? Sì, è possibile. Prima, durante il cammino, abbiamo visto tombe e scheletri. Quelli all'ingresso della grotta devono appartenere all'equipaggio. A giudicare dal loro stato di decomposizione posso affermare che sono diversi dagli altri. Alcuni sono stati anche pugnalati. Devono aver combattuto prima di morire. Probabilmente uomini portati dal suo bisnonno. Non sono morti per cause naturali, no. Si sono uccisi tra loro. È andata così. Scusate, ma se il suo trisavolo non era tornato a casa, allora il figlio che stava cercando? Qualunque fosse il motivo, non ha più alcuna importanza. Ha ragione. È successo 150 anni fa, non è importante. Mm-hmm. Non mi sembra molto convinta. Non sarà mai troppo convinta. Si sono uccisi tra loro. Quindi il figlio è tornato a cercare il bottino che il padre aveva perduto. Giusto. È giusto? Giusto. Giusto. Dobbiamo fare pipì. Ok. Ok. No, dove andate? In bagno. Tutti insieme. Sì. Pipì. Mia nonna sarà davvero molto, molto felice. Come va il piede? Ehi. È in pendenza. Con tronchi allineati fino in fondo. Ecco perché erano caduti tanti alberi. Dai, non farlo, non farlo. Ce ne sono altri. Guardate laggiù! Un'ancora enorme! Ma perché quell'ancora è appesa a un albero? Ah, è un sistema di leve molto ingegnoso. In pratica, quando l'ancora scende, la catena sale e dall'altra parte scende il tronco. Ecco spiegato perché non c'è neanche una puleggia sulla nave. Come beneficiare della saggezza dei nostri antenati? Non mi sembri entusiasta. Mi sto scervellando, non so proprio come ci porteremo via questo tronco. Se solo questo tronco potesse... Niente sì. Soldi, soldi, soldi! JC, il kit di soccorso! E c'è il vostro amico! Ehi, hey, JC! Sono veramente molto felice di rivederti. Amica mia, ma che bella sorpresa! Pierre! Catherine! Devi chiamarmi signorina, sei ridicolo! Sta zitta! Non sei più nel tuo castello! Lo sapevo che stavate lavorando insieme. Ti seguo da quando hai conosciuto Catherine. Dammi il dipinto e le altre cose che hai rubato. Credi che mi sarei portato tutto su quest'isola? È un luogo fantastico! Non c'è nessun altro, solo noi! Ora, potrei uccidervi e non lo saprebbe nessuno. Pronti! Via! Tutto bene? Idioti, questi fucili non dovevano essere caricati! Non siamo tutto stati bene, noi! Tutto non abbiamo bene, fatto niente! Niente, proiettili tranquilli! Chi ha sparato? Non vi so portare, che siete! Pirati? Già, perfetto. Pirati? Se lavoriamo insieme, possiamo batterli. Benvenuti nella mia isola, amici. Noi siamo ragionevoli. Vogliamo solo i vostri soldi. Se qualcuno muove anche un solo muscolo, gli sparo. Non ce ne chi va? Strinzi, con gli madri!
Voi si la volta da Donarga! Se non da botte, io aspetto ora! Certo! Voi sangue, mi amico, mi belai! Oh, Rogelian! Lasciate che vi dica una cosa, noi non siamo affatto come loro. Il mio capo sarebbe molto felice di darvi tutti i soldi che volete e molto ricco. Loro volevano combattere contro di voi, ma io ho detto di no. Portateli via. Grazie. Grazie. Allora, che cosa ci fate sulla mia isola? Il mio cappello! Oh! Ehi! Ditemelo! Che cosa ci fate qui? Veramente... Cinesi? Come lo tofeni me? Dimmi le camà? Il barbecue! Pura lei qua? Dimmi le camà? Barbecue con questo? Che facevate con questo? È un mini microonde. Pensate che io sia stupido? Questo è un metal detector. Che state cercando? Ok. Non volete dirmelo? Lo scoprirò. Prendete le ragazze. Giù le mani! Ah! A terra! Medicona. Attenzione, ore 13! Okay. Capo, tutto bene? Non muovetevi! Ho dimenticato di dirvi niente, proiettili. Se manteniamo la calma, non ci succederà niente. Sì. Prendi la pistola! Andiamo via. Andiamo! Ho paura, aiuto! La testa di serpente! Andiamo! Il mio piede, il mio povero mestruale! Vai! Andiamo! Ok! Presto! Corri! Che succede? Tranquilla! Prima tu! Ok! Vai. Corri! Sono stile! Andiamo!
Dai, forza, metti questa. Presa! È la testa di serpente! La testa di serpente! Tu va con loro! E tu dove vai? Ci vediamo dopo! Ok! C'è qualcosa in questo stivale! Prendi! Prendi! Ma sei impazzito! Non muoverti! In questa ci sono i proiettili! Aiutami! No, andiamo! Molto fino a tre! Uno, aspetta! Due! Ne hai trovata solo una? Sì, io ho solo una vita! Metti questa sul barbecue, furbone! Ehi, ehi, ehi! Che ti importa? Via, via, via! Da questa parte! Presto! Ah! Andate, andate, presto! Tutto bene? Prendi! La testa di pecora! Sì! Oh! Andiamo! Siamo fortunati! Loro. È caduto! Sapevi che c'era l'oro in questo tronco? Non ho parlato del tronco! Fammi vedere! È uscito dal mio stivale! Era nel tronco! A quanto pare! Basta! Vogliamo andarcene! Mettilo in borsa! Oh, ma è diverso! C'è qualcos'altro? Sì! Prendi! Prenderò la testa di serpente! È quella! Scusate! Ragazzi! Come facciamo ad uscire da qui? Andiamo! Reggiti forte! Ma che fai? Non muoverti! Attento alla mia mano! Sono molto preciso! Preciso un cavolo! Ci penso io! Attento alla mia mano! No! Capitano, capitano, a sud-est! Vedi là, vai! Da questa parte! È quasi finito! Preparatevi! Uno, due, tre! Si è bloccato! Che sta succedendo? Non c'è tempo per spiegare! Stanno arrivando! Non avete via di scampo! Andiamo! Forza! Andiamo! Una sciarpa! Ok!
Copritevi bene! Sì! Ci siamo! Presto! Arrivo! Mettila! Volete provare un po' di viale? Te l'avevo detto! Fuoco! Ci riesci? Fallo tu! Fallo tu! Lo faccio io! Oh, mi ha avvistato facendo il miele! Dai, prendi i fumogeni, fumogeni! Cinque. Le api non sono molto amichevoli. Volete morire subito? No, no, no. Chiamate il vostro capo. Sì, 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 sì. Di oltre un metro ed è lungo 7. Il volume cilindrico è di circa 9 centimetri cubici. Sulla base del suo peso relativo e del fatto che continui a galleggiare, un 1/22 dovrebbe essere oro. Potrebbero esserci 2900 lingotti d'oro che corrispondono a circa 8 quintali. Così tanto? Magari di più. Per me va bene così. Un quintale per uno. Eh sì. E i due quintali in più? In 8 parti. E gli altri lingotti? Quelli sono per te, no? Ricordate che è per questo che si sono uccisi tra di loro. Sbaragli, nessun litigio. Noi siamo una squadra. Qual è il risultato? 8 quintali, forse di più. Dobbiamo festeggiare, venite fuori. Una parola per questo viaggio. Romantico. Elettrizzante. Gratificante. Intrigante. Soddisfacente. Tanto lo so che ci sei. Basta tenere il broncio. Rispondi al telefono e gridami qualcosa. Ora devo andare. Non riuscite mai ad avere una conversazione normale, voi? Ogni volta cominciamo bene e con calma, ma finiamo sempre a litigare. Buongiorno. 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 Ciao. Grazie per avermi aiutato ieri. Figurati. Simon, pensavo... La tua medicina. Voi Grazie. Non avete niente da confessare. Che vuoi dire?
Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Resta qui. Buongiorno. Ieri ho scritto una poesia in francese per ringraziarvi per quello che avete fatto per me. Coco, puoi tradurre? Va bene. Les vaillants chevaliers secourent les opprimés. 现实的一群满口谎言的无赖之徒. Cosa? Ils s'embarquent pour un voyage très dangereux. 被贪婪的欲望驱使，展开了一段不可告人的旅程. Avec un cœur pur, vertueux et téméraire, dépourvu d'intérêt. 人在做天在看，偷取国家的财产是自私的行为. Leur générosité sera récompensée. 纵使逃过了法律的制裁，也逃不过良心的审判. Dieu vous bénisse. 每到除夕，你都会问自己有没有偷过新年的生肖铜首。就算你得到全世界的财富，也换不到一点心灵的平安喜乐。 Wow, il cinese è molto lungo. Hai detto che Dio vi benedica? Sì. Sicura che la traduzione fosse corretta? Ho tradotto bene? Ci piace. Mi piace. Ci piace. Cosa stai cercando di dire? Eravate interessati soltanto a loro. Avete portato persino i metal detector. I metal detector funzionano anche con il bronzo. Bugiardi! Avete mirato a loro fin dal primo giorno. Ehi, come hai potuto rovistare tra le mie cose? La verità è che le ho viste quando ti ho aiutato a tornare nella tua cabina. Ah, ci sono i delfini. Ah, anche le balene. Oh, sì. Che cosa? Andiamo, andiamo. Allora, fammi siete passare, decise? No? Siete una squadra, no? Sì, ti ho ingannata. Lo ammetto. Non è vero neanche che ti chiami Martin, Martin Shangwan. Sì. Tu non cercavi il bisnonno di Catherine, ma cercavi l'oro e le teste di bronzo. Sì, è la verità. Pensavi di vendere all'asta tutte le teste di bronzo recuperate. Esatto. Come ci arriveranno? Non sarà facile. Le ritireranno al nostro arrivo. Pensavo fossi dalla parte del popolo cinese. Invece sei solo un mercenario. Ci sono statue antiche sparse in tutto il mondo. Perché non possiamo guadagnarci anche noi? Ma non ti vergogni! È una questione di dignità nazionale. Queste teste ammaccate non hanno niente a che fare con la dignità. Rappresentano secoli del nostro patrimonio culturale. Qual è il problema? La Cina esiste da migliaia di anni. E poi oggi facciamo cose ancora più belle. Che sta succedendo? Niente, problemi di coppia. Andiamo. Se vuoi posso regalarti dozzine di repliche per ogni dinastia. Imbroglione. Dai, non esagerare. Non sto esagerando. Fin dal primo giorno con il professor Guan ci hai solo usato. Signorina, non provare a fare la santarellina con me. Non ti abbiamo chiesto noi di venire. E ricordati, se un pesce non apre la bocca, non può agguantare. Si dice abboccare. Oh. Essere un truffatore non è un vanto. Le tue vittime si fidavano della tua parola. Noi facciamo questo da molto prima di conoscere te. Non mi interessa cosa fate, ma se ingannate la vostra famiglia e i vostri connazionali, i vostri figli vivranno sempre nella vergogna. Fermate la barca! Che c'è? L'oro! Che succede? Niente! Ferma subito la barca! Troppo pesante. Il tronco è in acqua da troppo tempo, è perso. Era tutto calcolato. Tu non l'hai legato bene. Hai scelto l'estremità sbagliata. Io penso che sia colpa tua. Mia! La responsabilità è tua! Non è colpa di nessuno. Adesso dobbiamo andare. Torneremo a recuperarlo in seguito. Esatto. Sì, certo. Recuperare un corno. Qui appartiene tutto ai pirati. E consideralo un pedaggio. Lo divideremo con loro. I pirati che si aggirano in questa zona provengono da 7 nazioni. Come faremo? Va bene, adesso basta. Sarete felici di sapere che io ne ho ancora uno. Chiunque abbia bisogno di soldi può prenderlo. Siete più fortunati del suo bisnonno. Almeno non tornerete a casa a mani vuote. Sì, è vero. Avevano già cercato di appropriarsene senza successo. Ora non sarà facile, lo sorveglieranno i pirati. E probabilmente è meglio così per tutti. È più al sicuro che nel cavò di una banca. Lasciamolo qui. Segnate le coordinate, presto! È andato. Oh, cosa? Dove è andato? Sott'acqua! Non può
prenderlo? Vai a prenderlo tu. Professore, mi scusi. Sì? Professore, stiamo indagando sul furto delle teste di bronzo. Dovrebbe seguirci. Continuate a seguire le mie istruzioni. La testa di ariete in bronzo e la testa di serpente in bronzo hanno segnato un nuovo record alle aste d'arte di Londra. Si prevede che l'ultima, la testa di drago, sarà venduta a un prezzo ancora più alto. La vendita delle teste di bronzo ha suscitato molti dibattiti. La maschera d'oro della concubina del faraone e il Buddha sorridente oggi non sono stati venduti. Forse proprio a causa della crescente protesta internazionale. Sì! Polizia! Conoscete queste persone? Ma no, veramente. Ultime notizie. La MP Corporation ha comunicato di essersi aggiudicata il diritto di mettere all'asta la testa di drago. Quindi a breve l'oggetto verrà messo sul mercato. Ti ho chiamato più di 7000 volte. Basta che tu me lo dica e da questo momento in poi non ti chiamerò né ti disturberò più, per sempre. Noi sappiamo dov'è. Dov'è cosa? La testa di drago. La MP la batterà all'asta la prossima settimana. Ovviamente è sempre stata in mano loro. Non avremmo mai potuto ottenere quell'incentivo. Siamo stati ingannati. Ci siamo comportati come dei dilettanti. E poi Jonathan ci ha mentito. Ha complottato con la MP. Saranno stati loro a picchiare quegli studenti. Just released his new sales pitch. Potete confermarci se è vero che due studenti della vostra organizzazione sono stati aggrediti? Mi dispiace, non possiamo commentare. Grazie. Ok. Signore, un commento. Nessun commento. Signora, la prego, ci dica la sua opinione. Dimostrano il loro malcontento per la vendita di questi gemelli. Il gioiello della corona è in origine e faceva parte del tesoro nazionale dell'India. Perché i nostri gemelli storici sono in mostra permanente nei musei di tutto il mondo? In tempo per l'anno cinese del drago, vi propongo la testa di drago in bronzo. Il prezzo di partenza è 60 milioni di dollari. Il nostro patrimonio nazionale non è in vendita. I cimeli culturali di molti paesi sono stati saccheggiati e sono finiti all'estero. Tra questi sicuramente il pezzo forte dell'asta di oggi, la famosa testa di drago. Il nostro patrimonio Pronto? Nazionale non è in vendita. Sei sicuro? Il nostro patrimonio Vengo immediatamente. Nazionale non è in vendita. Dì a mia sorella che torno subito. Ciao, torno subito. Signore e signori, ci sono delle offerte? 10 euro! Il prossimo! Signor Morgan, questo influirà negativamente sulla... Signor Morgan! La testa di drago sarà rimessa all'asta! Signor Morgan! Per favore. Un commento, per favore! Signor Morgan, un commento! Cerca di sbrigarti! Michelle, manda questa coco svelta! Scattane qualcun'altra con questa! Quale intervista? Io non rilascio interviste. È importante. Pronto? Capo, abbiamo preso tre studenti. Che cosa hanno fatto? La stessa cosa degli altri due, scattavano delle foto. Non farli andare via. Davvero non c'è un'altra soluzione? Non voglio andare avanti così. Ragazzi, ci stavo pensando stamattina. Ciao. Johnny. Ti prego, dalle questa lettera. Ma che vuol dire? Devi essere più sicuro con le donne, tranquillo come me. Pronto? Ah, certo che la riconosco. Riconosco la tua voce, sì. Finalmente hai richiamato. No, non sono impegnato. No, non c'è nessuno. Ah. Qualsiasi cosa tu dica... Va bene, le adoro tutte. Eh? Certo. Ho capito. Ok. Sono d'accordo. Ottima scelta. Fantastico. Cosa? Ok, ci sarò. D'accordo, ci sarò. Bene, sì. Ciao. Sì! Sì! Ah, sapevo che mi avresti richiamato. Ah. Chi semina, raccoglie. Aiutati. Che Dio ti aiuta.
È arrivata Coco. Chi? Coco, ti aspetta di là. Cosa vuole? Una lettera. Gli studenti stanno bene? Ne sono scomparsi altri tre. Mi dispiace. Mio fratello, Lily e Michelle. Io sono cresciuta insieme a mio fratello minore. Prima di morire, mio padre mi disse di prendermi cura di lui. Mi è rimasto solo lui al mondo. È il futuro della mia famiglia. Siamo tutti convinti dell'importanza di dare ognuno il proprio contributo ai nostri paesi. Ma adesso due di noi si trovano in un letto d'ospedale e tre di noi sono scomparsi. Non sappiamo nemmeno se sono ancora vivi. Ti prego. Tirati su. Avete contattato la polizia? Ho provato di tutto. Tu sei l'ultima possibilità che mi rimane. Vorrei aiutarti per quanto mi è possibile. Ma vedi, queste persone... Scusami, me ne vado. Forse non sai che il professor Guan è stato arrestato per avermi dato quei dati. Perché piangi? Coco ha detto che suo fratello è scomparso mentre spiava la MP dopo il tentativo di vendita. La MP è sicuramente coinvolta. Ci sono solo alberi, nient'altro. Dov'è la prova? La troveremo, almeno dobbiamo provarci. Prima parliamo di te. È questo che vuoi davvero? È lui che insiste. Ormai è finita, tanto non ci sopportiamo più. Che significa? Tu che cosa vuoi? Lui che cosa ti ha detto? Non dovete arrendervi se non ci avete provato davvero. Siete due adulti e vi comportate come dei bambini. Almeno tua figlia ha scritto. Tu che cosa hai fatto? Siamo destinati a fallire. Fallire? Chi fallisce cerca scuse, chi riesce cerca modi. Basta parlare, ci sono delle vite in pericolo, interveniamo subito. È facile fare promesse, poi devi mantenerle. Lo hai detto anche tu, finché non ci provi non puoi arrenderti. Ehi, hey, Jonathan! Come va? Ho appena trovato qualcosa che ti potrebbe interessare. Bene, ti raggiungo. Lo vedi come si fa? Parla! No, no, ho mentito sull'indirizzo della MP. Perché avrei dovuto? Io ti credo. Ma tu hai sempre saputo che la MP aveva la testa di drago. Non avremmo mai ottenuto quell'extra. Come facevo a saperlo? Noi siamo vecchi soci. Perché ti avrei mentito? Non mi hai mai mentito? Certo che no. Perché avrei dovuto? Cosa stai facendo? Che fai? Lo vedrai. Questo è l'acido più potente del mondo. L'ho formulato specificamente per te. Mi hai mentito? Sì, ti ho mentito fin dal primo giorno. Dal primo giorno. Ah! Non riesco proprio a capire perché l'hai fatto. È un digestivo. Geniale. Sei venuto fin qui per incontrarmi solo per eliminare ogni possibile intermediario? Non mi fido, sono tutti sanguisughe. Jonathan ha mentito sulla testa di drago. Non è solo colpa sua. La testa di drago l'abbiamo sempre avuta noi. Me l'ero dimenticata. Non importa, nel nostro lavoro può capitare ogni tanto che ci sfugga qualcosa. Dov'è il dipinto? Non te l'avremmo portato se fosse un falso. Devo ancora esaminarlo. Dobbiamo averlo sempre a vista. Certo. Buongiorno, siamo pronti per cominciare. Bene, bene. Procedete e controllate bene. Non si può clonare così rapidamente. Verificate questo. Voi aspettate qui. Ti dispiace se do un'occhiata in giro? Accomodati. Un vero e proprio centro di autenticazione sotto un vigneto. Un centro di contraffazione, in realtà. Milioni di dollari di fatturato. È tutto completamente sotto il loro controllo. Guarda,
Non era stato rubato da un museo europeo qualche tempo fa? È una copia perfetta. Questi artisti sono dei maestri in quello che fanno, ma non saranno mai famosi. Controlla il piano di sopra. Che cosa stanno facendo? La sabbiatura di un vaso di porcellana che sarà poi trattato chimicamente e finirà per assomigliare perfettamente a un oggetto antico. Gli strati di quella particolare carta cinese possono essere separati. Questo è un originale, dividilo e avrai due originali. Puoi farne anche 5 o 6 copie. Sarebbero troppo sottili. E loro? Tagliano la seta che non ha strati, la suddividono in 8 parti per la vendita. Hanno una fantasia. Guarda, i frammenti di civeli estratti dagli scavi possono essere restaurati alla perfezione producendo una copia. Quindi in parte sono autentici. Quando viene esposto ai raggi X, un vaso nuovo di zecca può diventare vecchio di 1000 anni. Sono così pieni di risorse. Qualcosa di autentico sul mercato ci sarà. 9 oggetti su 10 sono falsi. Peccato per i ricchi. Ehi, da quella parte. Ciao, Jacy! Chi è? Uno degli uomini di Vulture. Che cos'è? È un forno che viene usato per simulare le emissioni di carbonio. È stato progettato per ingannare tutti gli esperti di antichità. La sua tecnologia non è stata ancora perfezionata. Non posso credere che osino spingersi così oltre. Sembra un po' rudimentale. È pericoloso? L'inganno è sempre pericoloso. Che piacere vederti, JC! Hai perso la lingua? Io non voglio vederti. Oh, andiamo, amico. Chi è quell'uomo? Lui è JC, un nome importante del settore. Vedendolo non l'avrei mai detto. Un collega? Noi non siamo uguali. Noi non faremo mai quello che fa lui. Cosa? Non essere così presuntuoso, ok? Qualunque cosa fai, noi possiamo farla meglio. Vulture, tu hai rubato un Buddha da un tempio del sud-est asiatico. Esatto. Hanno pensato che fosse stata l'opera di qualche ladro della zona. Hai innescato una guerra, sono morte migliaia di persone. La gente muore. Sono solo affari. Tu sei la feccia del nostro settore. L'ultima persona che mi ha chiamato così non respira più. Oh, davvero? Una F E C C I A. Feccia. Posso gonfiarti senza alzarmi da questo divano. Dimostramelo. Hai perso. Guarda la gamba. Era questo. Fermi! Ora siete liberi di andare. Buone vacanze. Buonanotte. Che state facendo? Controlliamo l'arredamento.
È un pessimo bugiardo. Ehi, ragazzi, fatelo fuori. Non qui, ok? Questo è autentico. Ah, le rose. Ore 11. Lasciateli qui, li puliremo più tardi, va bene? Tu sarai pagato domani, come sempre. Il tuo prezzo è troppo alto. Dobbiamo aspettare mio padre. Posso farvi uno sconto, ma voglio 3 persone. Cose? Quelle rinchiuse al piano di sopra. Credo di non aver capito. Ora te lo spiego. Questo conferma i miei sospetti. Non credo che potrai dimostrarlo. Lo vedremo. Fermatelo! Ehi, fermo! Seguitelo! Non muovete! Ehi, ehi, non fatelo scappare! Fermo! Fermatelo! Che cosa hai dimostrato così? Stamattina che cerco un sacco da prendere a pugni. Ho avuto fortuna. Volger, fai qualcosa. No, 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 è una questione tra donne. Oh, sì. Vediamo che sai fare. Dai! Intervieni. Non è una lotta vera, solo delle bamboline senza palle combattono in quel modo. Quest'altro è un incontro reale. Dai!
state aspettando? Forza, prendetelo! Esploderà! Fuori! Putin! Tutto bene laggiù? Martin! Katie! Stai bene? Sì, sto bene. Michael! Papà! Bonnie! Sono qui, sto bene! Lawrence. JC. Eccoti finalmente. Papà! È stato JC! Sta zitto! Sei un idiota, dovrei ammazzarti. Cosa ti ho insegnato? Noi non siamo rapitori, noi produciamo dei falsi. Capo, penso che sia meglio andarci, potrebbe essere pericoloso. È autentico? È autentico. Ma l'hai fatto esaminare? Sì, non ci sono dubbi. Avrei preferito conoscerti in circostanze diverse. Tu produci e vendi opere false. Di quelle autentiche te ne occupi tu. E purtroppo per te questo me lo terrò gratis. Ora, spero con tutto il cuore che tornerai a casa con i tuoi amici in pace e che noi continueremo a lavorare insieme. Affare fatto? Va bene. Fateli uscire. Oh, mi dispiace per il drago, credo che sia scomparso. Nessuno zero in più. Goditi il quadro. Papà, lei lasciati andare troppo facilmente. Ormai starà arrivando l'Interpol, dovevamo distruggere tutto. Lui ci ha evitato il disturbo. Devi recuperare subito ciò che vale la pena recuperare. E poi ce ne andremo via. Assicurati che la colpa ricada su Frankie. Ok, papà. Ho un lavoro per te. Sì, signore. Il mercato dell'antiquariato è affondato a causa di questi hippie piagnucolosi e delle loro proteste. Voglio dare una lezione al mondo cominciando dalla testa di drago. Come? È ora che il drago prenda il volo. Bolcio! Che peccato. Le case d'asta sono sotto pressione dopo le proteste scoppiate in tutto il mondo per far tornare in patria dei tesori nazionali. Ah, il quadro è nelle mie mani. Ho aspettato così tanto questo momento e ora è arrivato. Diamo inizio all'asta privata per la preziosa testa di drago. Grazie infinite. Ragazzi, ascoltate, ascoltate. Degli uomini d'affari cinesi hanno donato 50 milioni di dollari. Questo non cambia niente. Il governo non accetterà nessun oggetto che è stato acquisito tramite un'asta. Lo compreremo prima noi e per un po' lo terremo in custodia. Chiunque lo comprerà diventerà un nemico pubblico. Per la seconda e ultima volta verrà messa all'asta senza prezzo di partenza. C'è qualcuno che vuole fare un'offerta? Con la stampa internazionale che aspetta, la MP ha minacciato di buttare la testa in un vulcano se non ci saranno offerte prima di mezzogiorno. Signore e signori, la scadenza di metà giornata incombe e non ho ancora ricevuto alcuna offerta. Fino ad ora non ho ricevuto nessuna offerta. Ultima possibilità? Ultima possibilità? Tempo scaduto! Questo articolo è invenduto! Sì! Ci siamo riusciti! E dopo... Capo, capo, la testa di drago è stata ritirata dall'asta. Buttatela! Ok ragazzi, procediamo! Succedendo davvero! Hanno iniziato la loro missione! Guardando quei tre paracadutisti, vediamo chiaramente che uno ha con sé la testa di drago! Guardate, presto! La buttano, la buttano!
Per l'intero processo, l'AMP ha definito questa missione Il Drago prende il volo.但仲未打开，情况非常之危急。Abbiamo una prima immagine del quarto paracadutista, ma non si conosce la sua identità. Sì, Martin! Guardate! Martin, è lui! Come diavolo è possibile? Tu sei un condor senza le ali! Non illuderti di battermi! No! No! Tu sei pazzo! छोटा स्काईडाइवर नीचे गिर रहा है उसके पास पैराशूट नहीं है क्या करेगा ड्रैगन हेड के साथ हे भगवान अब क्या करेगा Thank you.
è tua. Sei davvero unico, fratello. Il capo della MP Corporation, Lawrence Morgan, e il suo figlio Michael sono stati arrestati per il furto del famoso dipinto Le Rose, ritrovato oggi nella sede della MP. Sì! Ed ecco una storia speciale. Oggi quattro consoli stranieri hanno ricevuto dei pacchi anonimi contenenti dei tesori nazionali smarriti. Tra questi lo scettro d'oro del faraone egiziano, il bastone della zarina Caterina di Russia. Un cofanetto di gioielli Inca decorato con un'aquila d'oro. E non dimentichiamo la stella d'Arabia. Nessuno sa chi sia il misterioso benefattore. Straordinario, vero? Rimanendo sul tema, il Giappone ha appena annunciato che restituirà 5 libri antichi alla Corea e sembra che molti altri paesi siano... Sì! Ciao, mi chiamo Anna. L'Associazione Culturale per la Salvaguardia dei Beni Culturali ti ringrazia per il tuo impegno. Oh, grazie infinite. Ha guadagnato più di quanto ha donato, non devi ringraziarlo. Guarda, il professor Guan è stato liberato. Signor Liao! Sua moglie ha appena partorito. Davvero? Scusate, devo andare. Corri, vai. Lo accompagno. JC, sei un grande. Avevamo un appuntamento. Grida troppo. Ascoltala, io me ne vado. Coco. Ciao, ciao. Catherine. Ho una cosa per te. La caccia d'autunno. Avevi ragione, non appartiene a me e le banche non saprebbero come valutarlo. Tu, da quando ci siamo salutati, ho studiato il cinese. Bene! Brava! Da parte di mia sorella. Wow! Viola! Come sta, JC? Sei qui, puoi vederlo. Ci vado subito. Guardate che meraviglia! Incredibile! C'è qualcuno che ti cerca, vai. Soltanto restando insieme possiamo darle un ambiente sereno in cui crescere. Se sei d'accordo, possiamo provarci. È femmina! Presto, venite a vedere! Che bella! Congratulazioni! Come si chiama? Pax! Pax! In latino che significa bella. Pace. JC mi ha dato quattro nomi e io ho scelto... Chi è? Chi è? Ma chi è? La donna della segreteria telefonica. Andiamo. Amore, torno subito. Vieni, forza. Che succede? Si riprenderà, sta guarendo rapidamente. Tornerà a casa tra un paio di settimane. Grazie. Sai, stavo pensando che... Sta tranquillo. Quello era un vecchio messaggio. Ora so perché non sei venuto. Ce la fai? Oh! Sì! Azione! No! No! Le mani. Ah, prendete i cani, controllateli. Buono. Ancora.